Hollanders. E ancora l'Epicasa, questa volta con un attacco più ragionato, col palleggio di Bowman, il blocco di Perkins. Bowman penetra e scarica per Edu. Catch and shoot! Mette la tripla, Junior Edu. C'è il primo timeout. Fuori Zakis, gli applausi da parte del coach. Rimessa a fondo. 3.50 da giocare, sono 11 secondi per Brindisi. Reed perde il timing giusto per sfidare l'avversario al tiro. Barnella se la gioca a spalle a canestro. L'arresto nel cuore dell'area, è troppo lento quel pallone che arriva sul primo ferro. Sempre 11-7, 4 di vantaggio per i pugliesi. E sulla penetrazione di Mons arriva la manata. Lunetta, e Lunetta Mons per due tiri liberi. Segna il primo per questo giocatore. 11-8 il punteggio, 2-2. Palleggio, il pallone recuperato da Reed, stacco a due piedi, schiacciata e si fa perdonare Marcus Reed. Uscita centrale di Mons sul blocco il compagno, la ricezione finta di tiro con Schaffner che poi va fino in fondo. Mascolo sul blocco di Baie, Mascolo penetra e scarica per Mezzanotte che si riprova. Che mano calda che tiene Andrea. Mezzanotte scrive il 2-2 che taglia nuovamente le gambe alla zona di Groningen. 24-22, 8-27, mantiene il vantaggio la Epicasa. Ancora 5 minuti e 9 secondi. Mezzanotte ancora per Mascolo, era libero Baie. Mascolo vota bene negli aiuti la formazione di coach Rimaz. Penetra e scarica per Baie che prova a farsi largo, cerca la tabella, l'errore e il rimbalzo è di Jason Barnell. Per Etu intercettata da Williams, Schaffner arriva in corsa da una bella parabola, solo retina per Schaffner. 4-3-3-7, 4 secondi ancora da giocare, 2 secondi, Williams si alza da 7 metri, palla che non tocca neanche il ferro, arriva adesso il suono. Arriva Etu che poi consegna a Reed, riparte Brindisi che ha chiuso con 6 di vantaggio la frazione. Reed perde il pallone dopo il tocco del difensore, Perkins fa saltare l'avversario, poi piano piano il pallone danza sul cerchio.